Io adesso faccio prendo la misura. Devo calcolarmi la lunghezza dell'ordito. Quattro. 3, 3, 6. Per intrecciare, possibilmente, va preso un filo inferiore di numero. In questo caso abbiamo il numero 3, che sarebbe questo. E il numero 2,5, che è questo. Di questo filo più o meno cerco il centro, lo strizzo in modo tale che faccia una piega senza spezzarsi. Allora qui ho raddoppiato per avere il centro. Ne ho, in generale si incomincia con 4 e 4, 8. Adesso io li ho incrociati, devo tenere con la mano, qui diciamo è un tipo di lavoro che non bisogna mollare la presa. Ecco qua, ho già bloccato i primi. Siccome sono all'inizio, strizzo, non so se si capisce lentamente, strizzo in modo che la piega la faccia aderente al punto giusto. Faccio due giri. Due, tre, dipende. Ecco, ho fatto due giri. Adesso sdoppio per aumentare la raggiera. Adesso ho quattro raggi. Quattro raggi. Apro così e otterrò 8 raggi. Qui io ne ho 4. L'ordito in generale lo faccio coppia di 2. Quindi sono partito con una croce, cioè 4. Questo qui, quando sarà finito, sarà con gli archetti. Questo è un punteruolo di osso, anziché di ferro si usa di osso. E mi cerco il centro e infilo qua. Adesso lavoro tranquillo. Questo tipo di intreccio è mondiale ed è usato in tutte le civiltà, sia nel passato che nel presente. Ogni civiltà ha intrecciato ciò che aveva. Chiaramente, per dire, dove avevano il bambù, dove avevano la canna d'India, erano più agevolati perché avevano materie prime superiori. Quindi noi in Sardegna i materiali da fare i cestini erano le canne stragliate a strisce, le bacchette di ulivo selvatico, un po' il mirto, non c'era molto qui da noi, e poi le bacchette di salice in genere, che generalmente si chiamano vimini. Quindi noi siamo partiti con 4, abbiamo separato e siamo diventati 8, adesso diventeremo 16. Siccome l'ordito deve essere di coppia di 2, innesto uno a destra e a sinistra di ogni coppia.
Ecco, adesso dobbiamo aggiungere il filo. In generale si innestava qua, si portava e si vedeva il filo. Si vedeva. Allora io faccio così. Questo lo infilo qui. L'ho infilato. Lo porto qui, qui sotto. Faccio venire sopra questo, qui. A mano che procedo col lavoro, lo intreccio parallelo così. E non si vede più. Questa è una tecnica che usano quelle che fanno le maglie o qualcosa del genere. Ecco, qui siamo ritornati qua. Lo riacchiappo. Così. Se non voglio che mi dia fastidio, ormai è bloccato. Questa forma dalla parte della bacchetta filettata gliel'ho realizzata con la morsa che mi consente di stringere. Ecco qua. Stringo al massimo, quindi ce l'ho bloccato. Adesso li strizzo un po' per fare la piega in su. Si torce il tanto indispensabile. Adesso ho finito il giro e continuo fino quasi alla fine. Si accogliere. Sto facendo leva. Tolgo questo. Naturalmente questi cerchi li faccio con materiale di recupero, questo è un plexiglass. Se come noti faccio sempre un'impercettibile rotazione di strizzamento. Vedi che qui quando io prendo questo filo non lo appoggio così, lo blocco. Quindi come hai visto qui è l'ultimo che chiude, quindi sono tutti bloccati. Praticamente io faccio in teoria questo bordo, potevo farlo tutti e due i fili insieme, anziché uno per uno, però io adesso ho fatto prima un giro col primo filo e vedi che ho già formato un certo tipo di livello. Con questo giro aumento il livello
e i fili li infilo sotto.